grazie ai volontari straordinari che mantengono aperte feste come queste. Io mi picco di raccontare che ogni anno cerco di girare un po' tutte le feste lombarde, perché è il mio modo per ringraziare i volontari, le donne, gli uomini del Partito Democratico, ma anche per raccontare una politica diversa. Sui giornali, quando si aprono, si legge dei litigi, no? Dentro il Partito Democratico, con quelli di MDP, la legge elettorale, ma si raccontano poco le storie, le esperienze importanti dei tanti nostri amministratori locali. Io ricordo le cifre perché è giusto farlo: noi abbiamo più di 300 sindaci del PD, 600 se contiamo i civici e quelli insomma che collaborano con noi di centrosinistra a livello lombardo, più di 6.000 amministratori locali, un patrimonio incredibile di persone che lo fanno con passione, con entusiasmo, a gratis, sacrificando gli affetti, l'impegno professionale. E io voglio raccontare quelle storie lì, girando per la Lombardia, li voglio ringraziare, ho uno a uno. Ed è anche, Giorgio, la nostra assicurazione, perché noi non partiamo da zero, partiamo da questo patrimonio di costruire un'alternativa alla destra e a Maroni. Maroni che è l'ultimo sopravvissuto della Prima Repubblica, noi dobbiamo raccontarlo in giro, perché anche un po' per colpa nostra abbiamo costruito un po' il mito di quel ministro dell'interno che era un po' più moderato degli altri leghisti, con cui si poteva dialogare, no? Abbiamo sbagliato. Maroni è un leghista che quando va a Pontida urla e usa le stesse frasi di Salvini, non è una cosa diversa, urla le stesse frasi e forse anche peggio, perché Salvini quando va, diciamo, nei salotti televisivi, va dai sindacati e dice la stessa cosa, Maroni invece va e dice la cosa che piace di più sentire a quell'uditorio, la cosa più sbagliata possibile. Uno, se ha delle idee, deve avere il coraggio di tenere la schiena dritta e di sostenere le stesse idee dovunque vada. Allora, dicevo, l'ultimo sopravvissuto della Prima Repubblica e, diciamo, non partiamo da zero. Conosciamo anche le nostre difficoltà, sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che le ultime amministrative non sono andate bene, abbiamo perso, ballottaggi sono finiti 18 a 10, è giusto che quando si perde bisogna ammetterlo, abbiamo vinto tanto negli altri anni. Ma sapete la cosa che mi è piaciuta di più il giorno dopo? È che il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il giorno dopo della nostra sconfitta, quando chiunque altro avrebbe detto ma c'ho il mio bell'impegno, mi piace, lo faccio con passione a Bergamo, continuo lì, abbia detto no, proprio il giorno dopo la sconfitta io ci sono, io do la mia disponibilità, se ci sono le condizioni voglio farlo, voglio sfidare Maroni, perché ogni partita è una storia a sé, è vero, vince chi sa interpretare il cambiamento, chi sa dare un'idea di Lombardia anche diversa rispetto a quella che abbiamo visto in questi anni. Maroni ha galleggiato una regione che comunque funziona, se la paragoni soprattutto alle pubbliche amministrazioni di altre regioni, è una regione che funziona. Noi non vogliamo criticarla, diciamo che va tutto male in Lombardia, ma vogliamo migliorare ciò che di buono hanno fatto quel patrimonio, ad esempio nel servizio sanitario, fatto di medici, di infermieri, di operatori che hanno reso grande il modello lombardo, e vogliamo fare ancora meglio. E quando ha dato la disponibilità, Giorgio lo racconterà lui meglio di me, non l'ha fatto così, l'ha fatto elencando anche alcuni temi, che sono i temi che noi sentiamo di più anche nell'impegno in consiglio regionale, lo citavi tu prima, sul tema ad esempio del consumo di suolo. Abbiamo questo territorio, l'abbiamo ferito in lungo e largo, abbiamo fatto alcune infrastrutture che erano importanti, ma altre di cui non c'era assolutamente bisogno. Si parlava da anni, questo è un cavallo di battaglia di Agostino, di investimenti sul materiale rotabile, di nuovi treni. È arrivato le ultime settimane a proporre un programma che, guarda caso, stanzia il grosso dei soldi tutti nella parte finale di questo periodo che va da qui al 2032. Allora, insomma, bisogna essere più seri. Lo sappiamo quanto è importante per i pendolari lombardi avere dei treni che funzionino, che arrivino in orario, che abbiano il riscaldamento che funziona d'inverno e il condizionatore d'estate. Oggi così non è. Questo deve essere uno dei punti fondamentali della nostra campagna elettorale.